Il principe Harry ha sollevato le sopracciglia tra gli esperti reali dopo aver suggerito che l'unica cosa che gli impediva di tornare nel Regno Unito era la questione della protezione della polizia. Il principe Harry ha chiesto la protezione della polizia britannica per quando visiterà la Gran Bretagna e si è persino offerto di coprire il costo dei dettagli di sicurezza. Charlie Rae, l'ex redattore reale di The Sun, ha sostenuto le affermazioni, dicendo che il duca di Sussex aveva diritto alla protezione. L'esperto reale ha sottolineato che la sicurezza americana privata di Harry non avrebbe accesso ai servizi di intelligence del Regno Unito, mentre la polizia britannica lo avrebbe fatto. Ha detto, dubito anche che la sua sicurezza dagli Stati Uniti sarebbe stata consentita al santuario interno della famiglia reale. Questo è un lavoro che viene svolto dalla polizia metropolitana o dalla polizia della Valle del Tamigi. Penso che abbia ragione. Penso che Harry abbia diritto a questo. Non sta dicendo che tu e io dovrei pagare per questo. Pagherà per la protezione mentre è in questo paese. Tuttavia, l'esperto reale ha contestato un punto fatto nella dichiarazione del rappresentante legale di Harry sul desiderio del duca di tornare nel Regno Unito. Il signor Rae ha detto al conduttore di Talk Radio Christoph Ufas: quando ho letto la sua dichiarazione questa mattina in cui ha affermato che questa era l'unica ragione per cui non torneremo indietro, mi sembra di ricordare quando sono stati invitati a Sandringham a Natale, Meghan ha detto che non sarebbero tornati perché non volevano che il focus dell'attenzione fosse su di loro. È interessante. Punto. Ha detto che il punto di Meghan sull'invito di Natale ha contestato l'affermazione di Harry, non tutti sono stati così favorevoli alla richiesta di protezione della polizia di Harry, poiché Piers Morgan oggi ha affermato che era ingiusto da parte dei britannici utilizzare le risorse per proteggere il principe quando non è più un reale o svolge alcun dovere.